So I've been working in pediatric intensive care for the last 5 years. I've been working with the guys in Formula One to help us to develop early warning for critical deterioration. And when they come into intensive care, that they have been getting sick for some time. And when I looked back at those cases, I did wonder whether on occasions we could have picked up the deterioration earlier, and then it was perchance that I met up with an engineer from Formula One. Io sono il performance engineer sulla vettura di Kimi Raikkonen. Io mi occupo di osservare i dati sulla vettura, appunto in questo caso di Kimi. La telemetria sono una serie di centinaia di sensori. La nostra vettura è il nostro corpo, se fossimo dei dottori sarebbe il fatto che dobbiamo monitorare questo corpo. Questi sensori ci forniscono una serie infinita di informazione. This gave us an opportunity to take a lot of data from patients that we could use for developing advanced models to be able to predict what is going to happen in the future. Abbiamo migliaia di canali e dall'elaborazione di questi dati noi cerchiamo di capire lo stato di salute della vettura. We managed to collect data on 3,000 patients and we're just going through that data in detail. So that was our first in-human proof of concept that we could use telemetry. Sempre visto la Formula 1 come qualcosa in cui la tecnologia viene estremizzata e quindi si possono sfruttare delle nuove tecnologie che poi in pochi anni, una volta che vengono utilizzate in Formula 1 e ottimizzate, possono essere diffuse. So that's the big aim, is that can we identify deterioration early so that children don't have very severe life-threatening events? È un forte orgoglio il fatto di sapere che tecnologie che stiamo utilizzando in questo momento possano servire nel prossimo futuro per rendere la situazione, le condizioni della società migliori.